Bene, sono contento di essere qui con voi ancora questa mattina. Come diceva Graziano, è per me come una seconda assemblea questa, perché come sapete qui c'erano i miei nonni, è cresciuta mia mamma e quindi c'è un legame particolare, un affetto particolare che mi lega sicuramente a voi. Come penso sapete tutti, la mamma a marzo è nata col Signore, quindi anche se insomma adesso sono arrivato all'età di 43 anni, però capisco sotto certi aspetti che cosa significa essere orfani. Però è bello quando nella scrittura noi leggiamo che Dio è il difensore degli orfani e delle vedove, vero? Ovvero di quelle che sono nella scrittura le categorie più deboli, perché vengono a mancare quelli che sono gli affetti cari, gli affetti profondi, gli affetti dei genitori, gli affetti di un coniuge, perché il loro percorso terreno è terminato, è cessato. Comunque, naturalmente, la vita va avanti e sebbene la nostra vita qui sia ancora costellata di tanti problemi, chi è alla presenza del Signore, grazie a Dio, i problemi non ce li ha più, ma i problemi rimangono per chi rimane qua. Però con l'aiuto e la potenza del Signore i problemi ci sono, ma possiamo superarli. A differenza di chi non ha questo e chi non gode questo privilegio di poter contare sulla fede, sulla fiducia nel Signore e dove vediamo intorno a noi tanta, non soltanto tanta sofferenza, perché anche il Figlio di Dio soffre, ma tanta disperazione. Quello che invece il Figlio di Dio non sperimenterà più per la grazia del Signore è proprio questo, la disperazione nel non avere più Lui. Vi voglio portare i saluti dei fratelli e delle sorelle della Chiesa di Fontanellato, che vi salutano nel Signore. E come argomento ero indeciso, devo dirvi la verità, e poi ascoltando una predicazione di un altro fratello, perché a me piace anche ascoltare predicazioni, registrazioni audio di predicazioni anche di altri fratelli. Bene, questo fratello ha parlato, ha predicato su questo brano che adesso vi presenterò e il Signore mi ha detto: ed è proprio su questo brano che devi portare a Voghera. Io non so il perché, come sempre. Voi lo saprete nel momento in cui terminerà il messaggio. Io non so il perché il Signore mi guida in certi modi, ma io mi fido di Lui, perché il Signore fa ogni cosa bene. E come ho comunicato a Vincenzo, il tema di questa mattina è questo: il vero significato della grazia di Dio. Poi capirete perché specifico il vero significato. Perché purtroppo quando noi parliamo della grazia di Dio corriamo il rischio di cadere in certe trappole o di essere influenzati da dei pensieri che non corrispondono a quello che la parola di Dio insegna. Vi invito ad aprire la scrittura nel Vangelo di Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 8. Certamente un brano che conoscete benissimo. Ma vedremo questo brano attraverso vari punti che sono molto importanti per noi. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 3 fino al versetto 12. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio. E fattala stare in mezzo gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù chinatosi si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza,
uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va, e da ora in poi non peccare più». Il Signore, nel corso del suo ministero terreno, come sapete, ha incontrato tante donne. Possiamo dire che è stato proprio il Signore Gesù a rivalutare l'immagine della donna, perché sapete bene che non soltanto 2000 anni fa, ma nel contesto ebraico in cui viveva la donna, era vista poco più che un oggetto. Era vista da molti uomini ebrei semplicemente come anche un oggetto sessuale per partorire figli. Leggiamo nell'Antico Testamento, ad esempio, nel capitolo 2 del libro di Malachia, come gli uomini usavano violenza contro le loro mogli. Era purtroppo un contesto molto difficile per le donne di allora. Ebbene, noi vediamo questo incontro tra Gesù e questa donna. E vi chiedo a memoria di fare un confronto con la donna cananea, ad esempio, se avete bene a mente, no? questo esempio che abbiamo. Allora, leggendo questo brano, ci scontriamo con questa donna che aveva un grave problema. Era appunto il problema del suo adulterio, era il problema del peccato. Sappiamo molto bene come la scrittura nell'Antico Testamento era assolutamente chiara per quanto riguardava gli adulteri, non soltanto naturalmente la donna, ma anche gli uomini. Non è che gli uomini erano esentati da questo problema. In Esodo capitolo 20, versetto 14, c'è scritto chiaramente: non commettere adulterio. Era un comandamento del Decalogo. È un comandamento del Decalogo. E vorrei sottolineare che il Decalogo non è passato. Il valore eterno dei 10 comandamenti rimane. Ebbene, noi vediamo come questa donna non soltanto aveva infranto il patto con suo marito, ma era anche andata contro a quello che Gesù chiamerà il secondo massimo comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. Perché quando il Signore Gesù parla dei due massimi comandamenti, praticamente sta riassumendo tutti e 10 comandamenti: i comandamenti verso Dio, i primi 4, e i comandamenti verso il prossimo, gli altri 6, in due. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, i primi 4 comandamenti. Ama il tuo prossimo come te stesso, gli altri 6. Quindi questa donna, e chiunque si trova in questa condizione, in questa situazione, non soltanto commette adulterio, ma non rispetta neanche il prossimo. Non ama neanche il suo prossimo. Perché abbiamo anche la trasgressione all'ultimo comandamento: tu non desidererai nessuna cosa di altri, né la moglie del tuo prossimo, né un oggetto del tuo prossimo, né gli animali del tuo prossimo. Tu non desidererai cosa d'altro. Quindi vedete quanto i comandamenti vengono trasgrediti, e questa donna aveva trasgredito. In Levitico capitolo 20, versetto 10, sta chiaramente scritto: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera, quindi sia l'uomo che la donna, dovranno essere messi a morte. Ora, noi nel leggere questo brano di Giovanni non vediamo l'adultero. Non ce ne viene parlato, ci viene parlato soltanto della donna. Ipotesi, non si sa, può essere scappato, non sono riusciti a prenderlo, oppure questi farisei, colti da uno spirito doppio, da uno spirito di ipocrisia e forse anche maschilista, hanno voluto salvaguardare l'uomo e punire la donna. Però non sappiamo, perché abbiamo soltanto una parte colpevole e non l'altra. Ma non è questo il problema. Il problema sta nel fatto che effettivamente questa donna, secondo la legge,
non poteva più vivere. Era condannata a morte senza appello. È interessante notare come nell'Antico Testamento non c'erano le scusanti e non c'erano le giustificazioni. Veniva punita quella colpa, punto. Al giudice non interessava il perché una donna era andata con un altro uomo che non suo marito e viceversa, non interessava quello, non c'era un'inchiesta su quello, veniva punito il peccato, l'adulterio in sé, punto. Questa era la situazione. In Proverbi capitolo 6 e versetto 32 leggiamo: ma chi commette un adulterio è privo di senno, chi fa questo vuole rovinare se stesso. Purtroppo, vedete, questi brani e la situazione di questa donna non è diversa dalla situazione di tante persone che oggi si dicono credenti, perché si trovano in questo stato, si trovano purtroppo in questa condizione. Guardate che cosa dice Salomone, che uno potrebbe dire: da che pulpito? È vero, possiamo dirlo, da che pulpito viene la predica? Un uomo che è stato deviato da mille donne, che si è sviato, allontanato dal Signore, che è caduto nell'idolatria, che è caduto nell'adulterio. Eppure in queste parole noi abbiamo delle perle di saggezza. Ma chi commette un adulterio, dice, è privo di senno. Noi diremmo oggi: non ha sale in zucca, non ha saggezza, non ha materia grigia, è folle, completamente folle. Chi fa questo vuole rovinare se stesso. Ora, nel contesto dell'Antico Testamento, sicuramente l'Antico Testamento nelle sinagoghe veniva studiato, soprattutto la Torah, soprattutto la legge, come venivano però anche studiati i libri sapienziali, i libri poetici, come anche Proverbi. Quindi sicuramente questo brano era conosciuto dagli ebrei e con tutta probabilità era conosciuto anche da questa donna che si trovava in questo stato. Te vuoi rovinare te stessa, te vuoi rovinare te stesso nel momento in cui infrangi quello che è non un contratto con delle clausole, ma quello che è un patto davanti a Dio, che è appunto il matrimonio, l'unione matrimoniale. Questa era la situazione di questa donna. Ora, questi farisei, naturalmente, che odiavano con tutte le loro forze il Signore, prendono questa donna, non so dirvi se proprio con l'intento di ucciderla, oppure semplicemente come scusante per sicuramente mettere alla prova il Signore. Sicuramente volevano mettere alla prova il Signore, questo è un dato chiaro. Quindi prendono questa donna e dicono: adesso Gesù lo incastriamo ben bene, perché indipendentemente dalla risposta che darà, o in un modo o nell'altro, noi potremo accusarlo. Quindi, se Gesù avesse detto no, assolutamente, non lapidatela, loro potevano incalzare dicendo: allora vai contro la legge. Vai contro la legge. Se Gesù invece avesse detto lapidatela tranquillamente, loro avrebbero incalzato dicendo: allora tu non sei quello che dici di essere, pieno di grazia, di compassione, di misericordia. Cioè, quindi in qualche modo potevano dire la loro. Ecco perché loro la studiano questa cosa. Però vedete, quando noi parliamo del vero significato della grazia di Dio, la grazia di Dio non permette che un uomo possa abusare della pazienza del Signore. Non so se voi avete fatto caso, qual è l'atteggiamento che Gesù mostra nei confronti dei farisei. In tante situazioni, che cosa faceva il Signore? Il Signore rispondeva anche di petto, rispondeva con forza, rispondeva con veemenza. Vi ricordate, ad esempio, in Matteo 23, la requisitoria del Signore contro gli scribi farisei? Ipocriti, doppi, sepolcri imbiancati, gliene tira dietro di ogni.
E sicuramente non lo diceva col sorriso sulle labbra o piano piano, urlava quelle parole, le urlava. Perché Gesù non si comporta nello stesso modo ora? Perché questa è l'unica volta in cui Gesù, di fronte a un chiaro tentativo da parte dei farisei di incastrarlo, di metterlo in trappola, di provarlo o di tentarlo, per meglio dire, perché qui noi dovremmo leggere non misero la prova, lo vollero tentare. Anche se in greco peirasmos vuol dire sia prova che tentazione, ma dal contesto qui non è una prova, è una tentazione. Questi farisei vogliono tentare Gesù. Come mai non risponde come le altre volte? Perché cambia atteggiamento? Abbiamo un atteggiamento di apparente, totale indifferenza. Cioè, immaginatevi voi parlate con una persona, a un certo punto questa persona si mette a fare altro. E voi come ci rimanete? Mi stai ascoltando o non mi stai ascoltando? Tant'è che, vedete, questi farisei, nel leggere questo brano, dicono ancora, continuavano a parlare. Ma perché non ci ascolta? Cioè, loro volevano proprio richiamare l'attenzione del Signore. Ma come ripeto, la grazia di Dio non consente, lo ripeto, di tentare la sua persona. In Esodo 17 abbiamo dei chiari esempi qua. È scritto che il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Cioè, noi come uomini, e purtroppo anche come figli di Dio, con degli atteggiamenti sbagliati possiamo tentare Dio, che ovviamente Dio non cade nella trappola, ma possiamo però, perché lo dice qui il testo e anche altri brani, possiamo tentare il Signore. In questo caso la continua lamentela, la continua protesta, di fronte alle difficoltà prendersela con Dio. Di fronte alle difficoltà prendersela con il Signore, come leggiamo in questo brano, dove il popolo di Israele non aveva fame, aveva sete, non c'era nulla nel deserto, e vanno da Mosè, come se Mosè poteva con la bacchetta magica risolvere tutti i loro problemi. E Mosè dice: perché venite da me? Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Quando noi non vogliamo, ad esempio, accettare la volontà del Signore, quando i nostri perché, che non è sbagliato farseli, ma quando i nostri perché non sono dei perché per capire qualcosa della volontà del Signore, pur sapendo che Lui fa le cose bene, ma sono perché di accusa: perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto quest'altro? Perché mi trovo in questa situazione? Così faceva il popolo di Israele. In Deuteronomio 6 leggiamo: non tenterete il Signore, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa. Appunto, quando il popolo di Israele si lamentò contro Dio. Non tenterete il Signore. In Matteo capitolo 4, Gesù, rispondendo a Satana, che hai voglia, con quelle tre tentazioni nella sua follia voleva cercare di far cadere Dio manifestato in carne, lì vediamo la follia di Satana, però ci ha provato, e a un certo punto leggiamo, Gesù gli rispose: e altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Non tentare il Signore Dio tuo. Quando Satana porta Gesù o sul pinacolo del Tempio per buttarsi giù, ha detto: ma non preoccuparti, perché guarda che nella scrittura è scritto così, che gli angeli verranno per sorreggerti, per proteggerti. Satana sa usare la parola di Dio e la conosce anche meglio di noi, però la distorce per farci cadere nella trappola. E Gesù risponde: tu non tenterai il Signore Dio tuo. Quindi praticamente Gesù stava dicendo a Satana: tu non ti devi neanche permettere di tentare me, che sono Dio. In Atti capitolo 5, qui purtroppo abbiamo l'esempio di due figli di Dio, di una coppia cristiana. Pietro le disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Si parla di Anania e Saffira. Anania e Saffira, nel mentire o nel dire una mezza verità, che è una menzogna,
avevano tentato lo Spirito Santo. Cioè, quindi guardate quanto noi possiamo correre il rischio di fare esattamente come fecero gli scribi e i farisei in questa situazione, in contesti diversi. Però, ad esempio, la menzogna, qui l'Apostolo Pietro la paragona al tentare lo Spirito di Dio, al tentare lo Spirito Santo. Allora, quando noi leggiamo la Scrittura, dobbiamo sempre farci un esame interiore, perché siamo pronti a condannare gli scribi e farisei, Gesù li condannava, ma dobbiamo anche chiederci, ma talvolta non corro forse anche io il rischio di comportarmi così? Tentare il Signore. Ma tanto Dio è pieno di grazia, Dio è pieno di compassione, pieno di misericordia, e perciò io mi posso permettere, no, di abusare delle sue caratteristiche, di abusare della sua grazia. No, non funziona così. Questo non è il significato, questo non è il vero significato di grazia. Lo vedremo il vero significato di grazia. Un terzo punto, abbiamo il dito di Dio che scrive. Qual è l'atteggiamento che il Signore Gesù manifesta in questa situazione? Lo fa per due volte, è scritto per due volte. Si mise a scrivere per terra. Non sappiamo cosa scrisse. Non c'è scritto da nessuna parte, ma ciò che è scritto in diversi punti della parola di Dio, quando si parla del dito che scrive, è sempre in riferimento alla legge. Alla legge, proprio quella legge che gli scribi e i farisei hanno portato davanti a Gesù per dire: questa donna merita la morte. L'ha detto Mosè, lo dice la Torah, lo dice la legge. In Esodo capitolo 31 è scritto: quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Quelle tavole non le scolpì Mosè, neanche sotto dettatura, furono opera di Dio, scritte con il dito di Dio, immagine antropomorfica chiaramente, ma per dire che fu il Signore a scolpire quei comandamenti su quelle due tavole di pietra. Non si poteva aggiungere niente, non si poteva togliere niente, così era scritto. E abbiamo proprio questa immagine di Dio che con la sua mano, di Dio che con il suo dito scrive qualcosa, ed è proprio in riferimento alla legge. In Deuteronomio capitolo 9 è Mosè che ricorda questo: il Signore mi diede le due tavole di pietra scritte con il dito di Dio, lo ribadisce, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva detto sul monte, parlandovi dal fuoco il giorno dell'assemblea. Sarebbe interessante andare a leggere in Esodo capitolo 19 il popolo di Israele che è ai piedi del monte Sinai, che è tutto tremante, non si avvicina neanche al monte, e dice a Mosè, tutto il popolo: puoi andare soltanto tu, a nessuno di noi è permesso, puoi andare soltanto tu sul monte per stare alla presenza di Dio. Ed effettivamente era così, poteva andarci soltanto Mosè, neanche Giosuè poteva andarci, soltanto Mosè. E là il popolo è tutto tremante, perché ci sono i tuoni, perché si sentono i rumori, perché lì c'è la presenza di Dio, che è pronto a parlare, è pronto a scrivere, è pronto a scrivere. E fratelli e sorelle, noi abbiamo il privilegio di avere tutta la sua parola scritta, nero su bianco. Stiamo attenti a come trattiamo la sua parola. Non è un libro umano, anche se furono uomini gli strumenti nelle mani di Dio per trasmetterci il suo messaggio, ma è la parola di Dio. Noi non possiamo permetterci di adulterarla, di manipolarla a nostro piacimento e a nostro uso e consumo. Non possiamo permetterci questo. Ricordiamoci che in Apocalisse c'è una maledizione per chi fa questo. Maledetto chi aggiunge, maledetto chi toglie. Non vale solo per l'Apocalisse, ma vale anche per tutta la parola di Dio. In Geremia capitolo 31, versetto 33, molto bello questo brano, è scritto: ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.
il dito di Dio che scrive non è solo in relazione alla sua legge materiale, ma è in relazione a quei comandamenti che Dio vuole scolpire nella nostra vita, che Dio vuole scolpire in noi. Quindi attraverso il profeta Geremia il Signore dice, parlando di questo nuovo patto, che ricordiamolo, il nuovo patto, cioè, ci siamo entrati anche noi gentili per la grazia di Dio, ma il nuovo patto era in primo luogo per il popolo di Israele. Io scriverò le mie leggi nel loro cuore. E quando una legge di Dio è scolpita nel nostro cuore, niente e nessuno ce lo potrà mai togliere. Esattamente quando voi scolpite qualcosa sulla roccia, rimane indelebile. Non è qualcosa che noi scriviamo nella sabbia, che basta un colpo di marea e tutto quello è cancellato. Quando Dio scolpisce qualcosa nel nostro cuore, niente e nessuno potrà mai togliercelo. E tante volte, vedete perché c'è confusione anche nella Chiesa? Perché non ci sono, la parola di Dio non è scolpita nel cuore. Sembra scritta nella sabbia, niente di duraturo. La parola di Dio è eterna, la parola di Dio è potente, ma la domanda è, ma la sua parola è soltanto qua o è anche qui? Perché se rimane qui, non ha senso, non ha senso. Anche i farisei la conoscevano bene, eh? Era qua però, non era qui. Ed ecco perché loro sono andati incontro tante volte alla giusta riprensione del Signore. Andiamo avanti. La grazia di Dio accusa l'uomo. È scritto in questo brano che tutti gli astanti, tutti coloro che erano davanti al Signore, nel versetto 7 leggiamo: e siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi udito ciò e accusati dalla loro coscienza. Il Signore non dice, vedete la saggezza, il Signore non dice non lapidatela, non sta dicendo questo. Il Signore dice, lapidatela, ma a una condizione, che voi siate senza peccato. Non si aspettavano una risposta così, non se l'aspettavano. Chi è che ha la credenziale, chi ha la qualifica di mettere a morte questa donna? È colpevole, è vero, è rea di morte, verissimo, e voi? Non siete forse rei di morte anche voi? Non siete anche voi nella stessa identica situazione, anche se forse con peccati diversi di quella donna? C'è qualcuno di voi senza peccato? Prego, che parta il primo colpo. Non leggiamo che Gesù si mette davanti alla donna per proteggerla. Gesù rimane al suo posto. Prego. Chi di voi è senza peccato? In Romani capitolo 7 è scritto: ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, si parla ancora qui del comandamento, della legge, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ecco perché molti studiosi ipotizzano che Gesù stesse scrivendo i 10 comandamenti. Ripeto, non è scritto. Possiamo andare a ipotesi, ma è molto probabile. È molto probabile. E quando loro vedono quello e si fanno un esame interiore, dicono: noi non abbiamo le credenziali per mettere a morte questa donna, non le abbiamo. La loro coscienza viene colpita dall'atto di Gesù, e la loro coscienza, che è un elemento che Dio ha instillato, messo in noi dal momento della creazione, perché ogni uomo ha la coscienza, io la coscienza la posso calpestare, posso non darci ascolto, ma ce l'ho. E questa coscienza accusa l'uomo, così come anche la grazia di Dio accusa l'uomo. La grazia di Dio non è semplicemente la sua misericordia. La grazia di Dio è associata alla sua giustizia. Ed è proprio la grazia di Dio che accusa l'uomo, che lo mette in condizione di dire: io sono senza speranza.
se non c'è il Signore, se non c'è la sua grazia, io sono senza speranza. In Romani capitolo 3 e versetto 23 è scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la condizione. Sia che io cada nel peccato di adulterio, sia che io sia un orgoglioso, sia che io sia un bugiardo, sia che io sia un maldicente, sia che io sia un calunniatore, qualunque cosa, io sono nel peccato. Sono nato nel peccato e sono privo della sua gloria. In altre parole, io merito, esattamente come quella donna adultera, di essere lapidata. Lo merito. A partire dal primo comandamento, amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua anima. Fratelli e sorelle, questo ci porta a considerare una grande lezione. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, voi leggete: non giudicate affinché non siate giudicati. Ma nello stesso tempo, nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi 5, dice: giudicate voi quelli di dentro. Io mi gratto in testa e dico: ma allora, devo giudicare o non devo giudicare? Fratelli e sorelle, noi possiamo giudicare solo a una condizione: dobbiamo avere le credenziali. In altre parole, dobbiamo essere irreprensibili. Allora posso aprire la bocca, non per condannare, non sta a me, ma per giudicare, cioè per dare la valutazione di fronte ad una situazione e anche di fronte alla vita di un mio fratello e di una mia sorella. Ma devo essere irreprensibile però, in modo tale che l'altro non mi possa dire: ma che parli a fare te? Che parli a fare? Ma guardati te. Vedete, noi abbiamo, dall'atteggiamento degli scribi e dei farisei, ci perviene proprio questa lezione. Stiamo attenti a giudicare. Dobbiamo farlo in certe situazioni, ma dobbiamo averne le credenziali. In Ebrei capitolo 9, versetto 28, l'unico che può definirsi senza peccato, che è il Signore: così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Lui è senza peccato. In altre parole, lui era l'unico che poteva levare la mano per colpire quella donna. Lui aveva tutte le credenziali per farlo, perché lui effettivamente è senza peccato. Dove abbiamo la grazia? La grazia l'abbiamo proprio nel fatto che Gesù non lo fece. Gesù non colpì quella donna, perché Gesù doveva colpire anche tutti gli altri, perché si trovavano nella stessa identica situazione di persone meritevoli del giudizio di Dio. Allora, la grazia di Dio oggi in che cosa si manifesta? La grazia di Dio si manifesta nel fatto che Dio sta ancora aspettando, che Dio sta ancora usando pazienza verso un mondo perduto affinché più anime possibili pervengano al Vangelo. Nel dire il Signore a questa donna: nemmeno io ti condanno, sta dicendo: io ti do un'altra possibilità, potrei toglierti la vita in questo momento, ma ti do un'altra possibilità, te la do. Io non so se qui, se voi che siete seduti qui siete tutti dei figliuoli di Dio oppure no, non lo so, ma per chi ancora non lo è, Dio ti sta dando un'altra possibilità, ma potrebbe anche essere l'ultima. Approfittane. Dio vuole che tutti gli uomini pervengano alla salvezza. Prima Timoteo 2,4: il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. È giusto che noi come Chiesa preghiamo il Signore Maranata. È giusto che noi chiediamo: Signore, torna, perché non ne posso più di star qua. Non è il mio habitat, non è il mio contesto qua. Voglio essere la tua presenza io. È giusto avere questo desiderio. Ma se il Signore ancora non ha levato la sua Chiesa dalla terra, è perché il Signore vuole dare un'altra occasione a questo mondo povero di convertirsi al Signore, di convertirsi al Vangelo. Tante anime si convertiranno anche dopo che la Chiesa non ci sarà più, è vero. Ma Dio potrebbe benissimo fulminare tutti, dare sfogo alla sua giustizia e non dare più nessuna possibilità
a coloro che ci stanno intorno di convertirsi. Potrebbe farlo, ma non lo fa. Ancora oggi il Signore dice: ancora non ti condanno. Ancora non ti condanno. Ti do un'altra possibilità. Sappiamo che chi non è più sotto condanna sono proprio i figlioli di Dio. In Romani capitolo 8, leggiamolo questo brano, capitolo 8, versetto 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Non c'è più nessuna condanna. La bellezza della salvezza sta proprio nel fatto che la condanna è stata tolta. Ma è interessante notare come continua, come prosegue questo verso: i quali non camminano più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Qual è l'ultima lezione che noi vediamo in Giovanni capitolo 8? La grazia di Dio cambia la vita. Questa donna viene risparmiata. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Questa donna, che magari stava nascondendo la sua faccia, tutta spaventata, immaginiamo, questa donna stava rischiando la vita, a un certo punto si alza, si guarda intorno, ci sono più, non ci sono più gli accusatori, nessuno, Signore. E il Signore risponde con questa frase che dà il vero significato alla grazia di Dio: nemmeno io ti condanno, ma stai bene attenta, va e non peccare più. Cosa gli stava dicendo il Signore? Continua nell'adulterio? Cambia la tua vita, lascia il peccato, non essere più una donna adultera, non essere più una donna orgogliosa, non essere più una donna egoista, sii una donna che mi segue veramente, una vera cristiana. In Tito 2, 11, 12 dice Paolo: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Questo mi insegna la grazia di Dio, a lasciare il peccato, non a starci. E purtroppo oggi noi abbiamo cambiato questo messaggio. Puoi stare come sei anche se la situazione in cui tu stai disonora Dio, ma no, Signore, vai a non peccare più, la vita cambia. Ma Signore, devo fare dei sacrifici. Lo so, non è colpa mia se ti sei convertito dopo 50-60 anni di vita, ma nel momento in cui si incontra il Signore non si è più come prima. Come dice un predicatore, si chiama Paul Washer, interessante questo aneddoto: è come se io mi scontrassi con un tir quando incontro Cristo, sono morto, ma per poi rinascere con una vita nuova. Guardate Zaccheo, guardate questo piccolo metto che quando si incontra con il Signore, senza che il Signore gli dica niente, a un certo punto Zaccheo dice: Signore, se io ho ingannato qualcuno, se ho frodato qualcuno, se ho rubato qualcosa, io restituirò 4 volte tanto. Ma il Signore non gliel'aveva detto, non gliel'aveva comandato. Perché Zaccheo dice così? Perché Zaccheo sapeva che non poteva più rimanere nel peccato. Fratelli e sorelle, vi voglio raccontare una storia vera che mi è stata raccontata, perché io non sono mai stato con OM e non sono mai stato alla Dulos, sapete, Dulos e Logos, le due navi di OM, ma me l'hanno raccontato dei fratelli che adesso sono verso i 70 anni, ma che hanno vissuto queste cose. Sapete, su quella nave c'erano degli ex delinquenti, persone che avevano rubato e che avevano anche ucciso. Ma loro hanno raccontato nella loro testimonianza che, pur essendo scampati dalla giustizia americana, perché erano americani,
Quando si convertirono, sapete cosa fecero? Andavano in America, si autodenunciavano e si fecero tutti gli anni di carcere che i giudici avevano decretato. Erano sfuggiti alla giustizia. E le cose vecchie sono passate, no? Perché sono andati in America per dire io ho ucciso quella persona, io ho rubato quella volta, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro? Chi è che gliel'ha detto? Il Signore gliel'ha detto. Il Signore. Fratelli e sorelle, questa è la grazia di Dio che ci insegna a rinunciare al peccato, non a starci. Ci insegna a rinunciare al peccato. Seppure gli avete dato ascolto, Efesini 4, vado verso la conclusione, e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Ci siamo spogliati dell'uomo vecchio per rivestirci dell'uomo nuovo, quel nuovo uomo che è creato da Dio in persona. Si chiama nuova nascita questa, una nuova creazione, nuovi pensieri, nuova vita, nuovi sentimenti, tutto nuovo. Non, il Signore non mette delle pezze al vecchio, il Signore ricrea tutto. Ricrea tutto quanto, una nuova mente, un nuovo cuore, un nuovo spirito. Quando l'apostolo Paolo scrive ai Corinzi, bellissimo questo brano, dice: non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Voi eravate tutto questo. Non si parla di un cadere in questi peccati, si parla di vivere in questi peccati, che è una cosa diversa. Io ho conosciuto dei credenti che hanno tradito la propria moglie e mogli che hanno tradito i propri mariti, ma poi hanno chiesto perdono e si sono riconciliati. Non si tratta di cadere in questi peccati, si tratta di viverci, che è una cosa diversa. E l'apostolo Giovanni dice in 1 Giovanni 5 che chi persiste nel peccare non viene da Dio, ma viene dal maligno. Lo dice lui, non lo dico io. Lo dice la parola. E quindi Paolo dice ai Corinzi: voi eravate così. Eravate, ma perché dice eravate? Perché questi Corinzi, avendo capito lo stato in cui erano, la situazione in cui erano, hanno abbandonato il peccato. Essendo consapevoli che sono stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore. Va, Gesù disse alla donna, e non peccare più. Di questa donna non sappiamo più niente, non compare da nessun'altra parte della parola di Dio. La nostra preghiera, la mia preghiera, è che questa donna da questo incontro con il Signore si sia realmente convertita, che abbia lasciato il peccato, ravveduta del suo peccato e abbia seguito il Signore Gesù. Perché vi ho detto prima, fate un esempio con la donna sirofenice, con la donna cananea? Perché a questa donna il Signore non dice grande la tua fede, ma alla donna cananea, una donna che viene messa alla prova dal Signore in tre situazioni diverse, a questa donna il Signore dice: donna, grande la tua fede. Fratelli e sorelle, questa è la differenza. Quando noi siamo colpiti dalla grazia di Dio, la vita cambia, è una vita di fiducia rinnovata nei confronti del Signore. E la mia preghiera e la nostra preghiera, fratelli e sorelle, che un giorno il Signore possa dirci: Andrea, Graziano, Vincenzo, tutti voi, grande è stata la vostra fede. E per questo ci sarà un premio, una ricompensa. Ma non cadiamo nell'inganno che la grazia di Dio mi consente di rimanere in una situazione che Dio disonora.
che disonora Dio, perché questo non è il vero significato di grazia. Il vero significato di grazia è quello che il Signore mi insegna, proprio con la donna adultera: da questo momento in poi, cara donna, smetti di essere adultera, non peccare più. Che così sia, fratelli e sorelle, anche per noi, se ci rendiamo conto che magari nel nostro cuore ci sono degli idoli che dobbiamo togliere, che abbiamo dei vizi da lasciare, che possiamo veramente prendere questo comando che ci dà il Signore, anche se siamo già dei figlioli di Dio: va e non peccare più. Amen. Amen.